L'incontro di oggi che muove dal libro e dalla presenza del Presidente Davigo fa parte di un ciclo di incontri che trattano il tema, diciamo, della giustizia in Italia, che rivolgendosi sia ai nostri studenti sia sperabilmente ad un pubblico più ampio porta all'attenzione un dibattito, una discussione su quelli che sono nodi, ahimè alcuni dolorosi, del sistema giudiziario italiano. È un volume che si inserisce in una collana che si caratterizza, si chiama Idola della casa editrice La Terza, e che si caratterizza per un titolo che contiene un'affermazione, poi seguito da un timbro con su scritto vero o falso, perché a volte smentisce luoghi comuni, a volte li conferma. Il titolo è In Italia violare la legge conviene con il timbro vero, perché tutto sommato chiunque è vittima di violazioni di legge altrui si rende conto che alla fine lui non è abbastanza tutelato, mentre chi ha violato la legge è molto tutelato. Nasce dalla volontà di approfondire quelli che sono, secondo noi, gli argomenti che sono di pubblico interesse. Oggi il dibattito che rientra in quello che è un ciclo di conferenze sui confini della giurisdizione, nell'ambito delle più vaste officine di Unipegaso, fa proprio il punto e il presidente Piercamillo Davigo, il presidente della Corte Suprema di Cassazione, ne dà uno spaccato efficacissimo con un linguaggio fluido e che rende merito all'autore di averci fatto comprendere in parole molto semplici quali sono i guasti della giustizia italiana. La giustizia è una infrastruttura, forse la prima delle infrastrutture, e il riferimento alla legalità del paese, non solo in termini di principi di legalità, ma di legalità in senso più ampio, è un grosso tema dell'Italia che comunque si pone in una condizione abbastanza deteriore rispetto a stati simili. Un'iniziativa come questa è importante intanto per farci parlare meglio. Definire furbetti, corrotti o gli evasori fiscali è sbagliato, non sono dei furbetti, sono dei ladri. Le piccole furbizie sono altro rispetto a chi prende tangenti o a chi froda il fisco. Se arrivano segnali dalla politica come quello che è arrivato dalla legge anticorruzione, io mi auguro e mi batto per questo che ne arrivino di altrettanto severi per l'evasione fiscale, certamente quando la gente vede che anche i signori quando delinquono pagano, quando entri in un'aula di tribunale e legge che la legge è uguale per tutti, magari finisce per crederci anziché per farsi una risata.